Bentornati con l'informazione di TV6. Partiamo dal bollettino Covid perché sono di nuovo in aumento i casi di positività al coronavirus nella nostra regione, che oggi si attesta intorno a 424 positività. Buone notizie arrivano dagli ospedali dove continuano a scendere il numero dei ricoveri in terapia intensiva. Vediamo il servizio. Tornano a salire i casi di positività al Covid-19 nella nostra regione. Infatti, rispetto alla giornata di ieri, dove il numero dei positivi era sceso sotto le 300 unità, oggi si registrano 424 nuovi casi con un tasso di positività pari al 5,6%, dato derivante dalla somma dei 6.097 tamponi molecolari e 1.466 test antigenici. Scende il numero delle persone decedute, che è pari a 6, per un totale di 2.151 decessi da inizio pandemia. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10.340, più 199 rispetto a ieri, mentre i guariti salgono a 53.440, più 218 rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti in ospedale, sono 577 quelli ricoverati in terapia non intensiva, meno 29 rispetto a ieri. 68 sono in terapia intensiva, dove c'è stato un incremento di 3 unità, mentre sono 9.695 le persone in isolamento domiciliare. La provincia più colpita è L'Aquila, con 199 nuovi casi positivi, seguita da Teramo, 121, Chieti, 101 e infine Pescara, con 57 nuovi positivi. Alla luce di questi dati e dell'avvicinarsi delle festività di Pasqua, l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì chiede ancora una volta a tutti di rispettare le norme anticontagio, soprattutto in vista della ripresa delle lezioni in presenza. Sì, senz'altro resterà zona arancione, anche se abbiamo gli indicatori per essere zona gialla. Questo però significa che bisogna mantenere ugualmente quelle misure di attenzione, perché si tornerà in presenza nella scuola e quindi è importante porre un'attenzione sulle scuole, definire quelle che sono le misure di sicurezza nell'ambito scolastico, quindi oltre a dare quelle indicazioni che tutti noi conosciamo proprio nel setting scolastico, è anche importante ricordare ai ragazzi come comportarsi. Continuiamo a parlare dell'emergenza coronavirus perché passano da 24 a 17 i comuni abruzzesi in cui da martedì saranno in vigore maggiori restrizioni per contrastare la diffusione del Covid-19. Decade il concetto di zona rossa alleggerita disposto dalla regione, dunque nelle località più a rischio sarà in vigore la zona rossa sulla base del decreto Draghi, mentre i dati nella nostra regione restano da zona gialla. Ascoltiamo. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha partecipato alla riunione dell'unità di crisi per analizzare le misure da adottare a partire dalla giornata di martedì. Alla luce del nuovo decreto legge in vigore per il mese di aprile, i comuni soggetti alle misure più restrittive vedranno anche in Abruzzo applicate le normative nazionali della zona rossa. In provincia di Pescara escono dalle restrizioni i comuni di Castiglione, Messer Marino, Orsogna, Atessa, San Vito e Casoli, mentre sarà zona rossa il comune di Lentella. In provincia di Pescara escono dalle restrizioni i comuni di Rosciano, Moscufo e Villa Celiera. Zona rossa invece per i comuni di Collecorvino, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo Citeriore. In provincia di L'Aquila escono dalle restrizioni i comuni di Capitignano, Pizzoli, Sante Marie, Prezza, San Benedetto dei Marsi, Magliano dei Marsi. In zona rossa invece i comuni di Celano, Prato La Peligna, Corfinio, Pescina e Cerchio. Infine, in provincia di Teramo, sono in zona rossa Martinsicuro, Colonnella, Nereto, Santomero e Sant'Egidio alla Vibrata, Albadriatico, Canzano e le frazioni di Pietralta nel comune di Valle Castellana. Abbiamo, diciamo, revisionato, come facciamo tutte le settimane, l'elenco dei comuni che hanno necessità di maggiori restrizioni. Alla luce del nuovo decreto-legge, le restrizioni che entreranno in vigore a partire da martedì, perché come sapete sabato, domenica e lunedì, che è Pasqua e Pasquetta, ci sarà la zona rossa a livello nazionale, e a partire da martedì i comuni che saranno soggetti a misure più restrittive
verranno applicate le misure previste dal decreto legge, quindi la zona rossa prevista dal decreto Draghi. Per il resto l'Abruzzo complessivamente ha un quadro di miglioramento, l'incidenza che era già abbastanza bassa, intorno a 170, è scesa sotto i 160, l'incidenza che si calcola ogni 100.000 abitanti settimanalmente, l'R-T è sceso ulteriormente, in questo momento è a 0,81, anche il limite massimo dell'indice di replicazione è sotto la soglia di 1. Questo avrebbe dato all'Abruzzo per la terza settimana consecutiva una classificazione da zona gialla. Dalla prossima settimana è previsto il ritorno poi sui banchi di scuola. Per le superiori prevista la didattica a distanza al 50%, mentre nei comuni in zona rossa le scuole saranno aperte in presenza fino alla prima media. C'è la riapertura delle scuole, questo in virtù del decreto legge. Le scuole superiori che dovevano decidere quale percentuale di didattica a distanza hanno annunciato che faranno il 50% di didattica a distanza. Parliamo di campagna vaccinale e la Liguria, la regione apripista dell'ampliamento della campagna vaccinale a seguito dell'accordo nazionale che consente la somministrazione all'interno delle farmacie. Entro fine aprile le libere somministrazioni con il nuovo siero Johnson & Johnson dovrebbero iniziare anche nella nostra regione. Il servizio è di Luca Pulsoni. Accordo tra governo, regioni, Federpharma e Assofarma per la libera somministrazione dei vaccini anti-Covid nelle farmacie. I farmacisti su base volontaria potranno somministrare direttamente il vaccino, prima però dovranno frequentare dei corsi di abilitazione organizzati dall'Istituto Superiore di Sanità. Dopo il vaccino il farmacista deve assicurare la permanenza e il monitoraggio del soggetto vaccinato per 15 minuti dopo l'inoculazione. Il via è previsto per la metà di aprile, quando in Italia è atteso l'arrivo del vaccino Johnson & Johnson. E finalmente anche noi come farmacisti potremmo somministrare, inoculare i vaccini e quindi sfruttare insomma questa rete capillare che c'è in tutta Italia delle farmacie per poter agevolare gli utenti e quindi andare a accelerare il processo delle vaccinazioni. Potremmo somministrare quello della Johnson & Johnson, la cui autorizzazione all'immissione in commercio è del 21 di marzo, ma in Italia avremo le dosi a partire da metà aprile, anche perché quello è il vaccino che si può somministrare in un'unica somministrazione, poi anche per quanto riguarda la conservazione avviene ad una temperatura ambiente tra i 2 e i 10 gradi, quindi è un po' più simile al vaccino quello dell'influenza stagionale. In Liguria è partita come regione pilota, ho dei colleghi che hanno iniziato e sono molto contenti e stanno effettuando al momento circa 50 vaccinazioni al giorno a farmacia. Un uomo di 32 anni di Cepagatti e una 37enne di Pescara sono stati arrestati dai carabinieri per rapina in concorso e lesioni personali, aggravati dalla recidiva infraquinquennale in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Chieti Luca De Nisis su richiesta del PM Marica Ponziani. I due sono ritenuti gli autori dello scippo di 2 settimane fa avvenuto a Francavilla al Mare ai danni di una donna di 84 anni nel breve tragitto da casa al parrucchiere, quando l'anziana era stata avvicinata da una ragazza che, dopo averla minacciata con un oggetto appuntito, le aveva strappato la borsa. I carabinieri si sono messi alla ricerca dei due, che sono senza fissa dimora, ed hanno individuato la loro posizione attraverso i cellulari. Dopo aver buttato per 2 giorni a tappeto la zona individuata e li hanno trovati ieri sera mentre passeggiavano mano nella mano in una via del centro di Pescara. Nella perquisizione eseguita nel loro domicilio, di fortuna i militari hanno trovato siringhe usate, una dose di hashish e 3 paia di occhiali acquistati anche il giorno prima, a dire della ragazza, con una carta di credito rubata. Sono stati rinchiusi nel carcere di Chieti e di Vasto. Proseguiamo con il nostro telegiornale, andiamo a Pescara, polemiche dopo la mozione del centrodestra che prevede un sostegno in denaro per le donne in procinto di abortire perché in difficoltà economica e dunque non in grado di proseguire la gravidanza. Il centro-sinistra non ci sta e accusa la maggioranza. Il servizio di Paolo Renzetti. Raposelli, vogliamo spiegare il senso di questa mozione che ha suscitato polemiche a Pescara? Lei ha precisato, lo ha già fatto nelle ultime ore, che non è una mozione contro l'aborto.
è una mozione che invece va in ulteriore aiuto alle donne, e cioè quelle donne che si trovano in condizioni economiche talmente tanto negative che purtroppo tortocollo nella decisione di portare avanti una gravidanza o interromperla sono costrette, proprio per la situazione contingente del momento che vivono economicamente disastroso, ad interrompere la gravidanza. Se il comune, che è un ente, un'istituzione, non vede queste cose e non analizza soprattutto la denatalità che è in essere da tanti anni, ma i dati lo dicono, del 2020 rispetto alle nascite del 2019, rispetto ai report del 2019, rispetto alle nascite del 2018, e molte di queste natalità sono state interrotte per i motivi che ho detto sopra, e allora l'istituzione come fa a non venire incontro e a cercare di sopperire a queste difficoltà enormi che ci sono? Una mozione inutile e ideologica. Ritenere che una donna scelga l'interruzione di gravidanza perché è povera e quindi, dandogli dei soldi, fa una scelta diversa e cambia idea, è una posizione ideologica che non ha niente a che vedere con la realtà dei fatti e che non prende in considerazione nulla di quello che è il mondo e la vita, la famiglia e la donna. Io credo che se questa amministrazione voglia davvero fare qualcosa a favore della famiglia e delle donne, dovrebbe lavorare ad esempio per aumentare i nidi pubblici, aumentare e dare un sostegno vero alle madri single e al lavoro femminile, lavorare sul congedo parentale. Tutto il resto è ideologia, perché sono posizioni che non giovano a nessuno e che richiamano una visione della donna che in qualche modo vuole limitare e manipolare in modo emotivo, emozionale, economico e ideologico la libertà di autodeterminarsi, che non è dovuta semplicemente a un soldino più o in meno, ma a tanti motivi che appartengono alla libera scelta delle donne. Andiamo a Francavilla al Mare, dove l'ex primo dirigente della Digos della Questura di Pescara, Leila Di Giulio, e il nuovo assessore della Giunta, firmata Luciani. Deleghe pesanti, quali istruzione e sicurezza per lei. Vediamo il servizio. Dottoressa Leila Di Giulio, nuovo assessore del Comune di Francavilla. Come è maturata, dottoressa, questa decisione di entrare in politica? È stata una mia scelta abbastanza, come dire, veloce, dell'ultimo periodo sicuramente. Non ho voluto perdere il contatto con col sociale, con la gente, con la città soprattutto dove io vivo e che mi ospita da quasi 30 anni. È una città che conoscevo già per la mia precedente esperienza a Chieti, nella questura di Chieti. Poi naturalmente passando a Pescara eravamo in un altro ambito territoriale e la riprendo molto volentieri, con grande slancio, in un'altra veste che so essere diversa, di servizio, di collaborazione col sindaco che già conoscevo, per cui è stata una scelta e soprattutto un accordo molto veloce, davvero proprio dell'ultimo periodo, e che mi gratifica. Io ringrazio tutti per la fiducia, spero di fare bene. Sono state assegnate delle deleghe pesanti, importanti, l'istruzione e la sicurezza. Partiamo dall'istruzione, c'è subito il nodo delle scuole che dovranno riaprire, poi la sicurezza. Francavilla è comunque una città sicura, c'è una buona percezione di sicurezza. Questo lasciamolo dire per il momento alle forze dell'ordine, che sono chiaramente per la loro parte di grande competenza. Io farò la mia parte, collaboreremo. È una città dove naturalmente si vive bene, sicuramente ha delle problematiche che dovranno essere capite. È una città dove la percezione di sicurezza probabilmente c'è, ma è una percezione, va vista poi la sicurezza reale. Per quello che riguarda la scuola, che è un campo che in parte ho conosciuto per la mia pregressa attività, insomma, negli uffici precedenti, anche qui devo approfondire, conoscere l'ambiente, e certo so che è una sfida importante. Parliamo di un campo socialmente fondamentale per questa città, è una città anche giovane dove ci sono molti giovani, molti bambini, molte scuole con dei servizi che devono essere chiaramente seguiti.
E proseguiamo con il nostro telegiornale, oggi giornata nazionale della consapevolezza e dell'autismo, con la vaccinazione in Abruzzo di tanti soggetti fragili. Vediamo. Quella di oggi è una giornata davvero significativa perché in tutta la regione sono iniziate le vaccinazioni dei ragazzi autistici. Presidente, una bella soddisfazione e una bella notizia soprattutto. Assolutamente sì, abbiamo approfittato della giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo e grazie all'interessamento dell'assessore e della LANCS Abruzzo abbiamo avuto la possibilità di vaccinare i ragazzi autistici in sedi più protette, quindi nei loro centri dove loro frequentano giornalmente, per cui non li abbiamo lasciati in un centro vaccinale normale dove sarebbe stato molto più difficoltoso. Una giornata importante anche perché era necessario, era fondamentale vaccinare questi ragazzi. Assolutamente sì, perché loro sono una categoria di fragili, quindi un ragazzo autistico che viene contagiato dal Covid sarebbe comunque molto difficile da gestire in ospedale, per cui è meglio fare la vaccinazione il prima possibile, quindi abbiamo approfittato di questa giornata. Si riapre la speranza per poter continuare le riabilitazioni in massima sicurezza e direi però che la strada per i diritti è ancora in salita, c'è tanto da fare, ci sono tantissime persone, soprattutto gli adulti che hanno bisogno di assistenza, di centri di riabilitazione, ma ancora anche quel famoso dopo di noi che è il primo pensiero dei genitori, delle famiglie che hanno figli autistici. Assessore, quella di oggi è la giornata della consapevolezza dell'autismo, ma come Comune di Montesilvano avete dei progetti da porre in essere nei prossimi mesi, nelle prossime settimane? Proprio ieri abbiamo firmato un protocollo con l'ANCSA, l'associazione appunto che si occupa di autismo, ed è un protocollo molto, molto interessante, un gesto anche di amore che abbiamo voluto dare a queste famiglie, e organizzeremo attraverso appunto l'associazione dei corsi di formazione proprio per gestire questo tipo di approccio, quindi al ragazzo autistico, attraverso sia gli studi, insomma, all'interno degli uffici, ma anche con le categorie. Siamo allo sport, calcio di Serie B. Con la migliore prova della gestione Grassadonia, il Pescara ritrova una vittoria che all'Adriatico mancava da dicembre. I biancazzurri superano con merito il Pisa per 3-1 e accorciano le distanze da Ascoli e Reggiana. Si torna a sperare nella rincorsa salvezza, anche se dopo Pasqua la squadra sarà attesa dalla doppia trasferta Monza e Brescia. Molto complicata. Vediamo il servizio della partita e le dichiarazioni dell'allenatore Gianluca Grassadonia. C'è ancora vita per il Pescara che batte per 3-1 il Pisa, continuando così a sperare ancora nell'aggancio almeno alla zona play-out. Gara generosa dei biancazzurri che hanno tirato fuori tutto quello che avevano, segnando tre reti tutte in una volta come non accadeva da tempo. All'Adriatico biancazzurri a sorpresa con il 4-3-3 nel trio d'attacco Capone con Galano ed Odgaard. Grassadonia, costretto a fare a meno di ben 7 elementi, schiera una squadra offensiva. Emergenza in difesa per gli abruzzesi. I toscani di D'Angelo rispondono con il 3-4-1-2. Le schermaglie iniziali di partita vedono al quarto una buona opportunità per la formazione pisana con Marsura che in area conclude alto. Discreto però l'approccio di partita dei biancazzurri che provano a fare la gara. Al quarto d'ora Mazzitelli ha una ghiotta occasione in area pescarese, ma la sua conclusione ravvicinata viene respinta da Fiorillo. Con il trascorrere dei minuti il Pisa prende più coraggio spingendo senza rendersi però mai veramente pericoloso, e con il Delfino che invece al 28esimo costruisce la prima vera occasione della gara con Galano che innesca Odgaard che da posizione defilata mira all'angolino mandando il pallone di un soffio al lato. Al 37esimo ci prova Galano in area pisana, ma la sua conclusione viene murata da Beghetto. Il gol del Pescara sembra nell'aria e arriva puntuale al 41esimo quando Odgaard, dopo un'azione di forza sulla sinistra, entra in area e anziché tirare serve il liberissimo Galano che a centro area non sbaglia mettendo la palla alle spalle di Gori. Pescara 1 Pisa 0 con il risultato che non cambia fino all'intervallo. Nella ripresa fra i toscani c'è Caracciolo per De Vitis e al decimo anche Vido e Birindelli. In campo accade poco fino al 18esimo quando si infortuna Maestro sostituito da Macin. Al 20esimo contropiede Capone Macin con l'ex monzese che in area pisana manca il gol del 2-0. Il Pescara accelera e spinge con gli ospiti ora sulla difensiva. Al 28esimo tocca a Capone con Gori che si esalta e salva. Pescara generoso e in costante proiezione offensiva senza però riuscire a trovare il gol del raddoppio che meriterebbe. Al 33esimo entra un
sono in campo nel Delfino Volta e Seter per Galano e Capone. Grassadonia passa così alla 3-5-2 negli ultimi 12 minuti di una partita che resta aperta, con il ritorno prevedibile della squadra di D'Angelo e con Bussellato che al 42esimo sfiora il raddoppio trovando la deviazione di Gori. Ma nel finale di partita ci sono veri e propri fuochi d'artificio, con la rete del 2-0 di Macin al 90esimo con una conclusione rabbiosa e potente che non lascia scampo all'estremo pisano. Gara finita neanche per sogno, visto che un minuto dopo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Marconi in mischia fa 2-1. Sofferenza, ancora sofferenza nel finale per il Pescara, con 6 minuti di recupero che si chiudono al 50esimo con la rete del 3-1 di Bussellato, che sa di liberazione e che fa calare i titoli di coda sul match. In riva all'Adriatico c'è ancora speranza. Penso che i ragazzi siano stati bravi, abbiamo affrontato secondo me una squadra molto importante, dalla grande qualità, dalla grande organizzazione, e i ragazzi sono stati bravi, ma ce la godiamo poche ore e da stasera si comincia a pensare al Monza, sarà importantissimo il recupero e quindi voltiamo pagina, ci teniamo questa bella partita e faccio i complimenti ai ragazzi, a tutti, e domani si riparte a lavorare. Mi aspetto che la squadra continui a lavorare come sta facendo. Prima della gara ci siamo detti che quella di Vicenza era una partita assolutamente da cancellare, che se l'avessimo ripetuta sarebbe finita per noi, e quindi ho puntato soprattutto su un discorso motivazionale agli uomini prima che ai calciatori, e penso che tutti abbiano risposto nella maniera migliore, mettendosi in discussione, assumendosi le proprie e le responsabilità di tutti. E quindi, ripeto, nessuna partita è impossibile in Serie B, conta l'atteggiamento, conta la determinazione, conta il lavoro settimanale, e quindi dobbiamo ripartire da questo e andare a giocarci tutte le partite per vincerle. Sì, come ho detto ieri e l'ho detto anche ai ragazzi, mentre prima continuavo a ripetere che le partite erano importanti e non fondamentali, oggi chiaramente abbiamo visto la realtà da vicino e soprattutto affrontato la realtà. Sapevamo che bisognava vincere, la squadra ha vinto, però ripeto, non abbiamo fatto niente perché la distanza è ancora lunga. Serve l'atteggiamento giusto, andare a Monza con la giusta personalità, soprattutto la voglia di giocarsi le partite, di graffiare, di sporcarsi. La squadra questo doveva fare, questo ha fatto, cercando anche di giocare sulla fase di possesso palla, su quanto avevamo lavorato. Sono stati bravi, ripeto, faccio i complimenti a loro, ma da stasera si riparte con il Monza. Non abbiamo sicuramente giocato una delle nostre migliori partite. Nel primo tempo avevamo il pallino del gioco in mano, però eravamo poco concreti e abbiamo avuto un'occasione dove è stato bravo Fiorillo, loro avevano avuto un'occasione con il loro centravanti, con Odgar, e poi al termine del primo tempo c'è stata la loro rete dove abbiamo in maniera abbastanza evidente commesso un errore, e nel secondo tempo abbiamo tenuto il gioco, ma in pratica non siamo mai stati pericolosi, non eravamo in una buona giornata oggi. Abbiamo faticato soprattutto nel secondo tempo, ripeto, perché il Pescara era ovvio che si posizionasse in maniera molto difensiva cercando qualche ripartenza, come è avvenuto, ma noi abbiamo sbagliato molto sotto tanti punti di vista, così è stata una giornata non positiva. Scendiamo di categoria, conferenza stampa stamattina per il tecnico del Teramo Massimo Paci alla vigilia del match interno contro la Turris. La sconfitta di Vibo Valentia, terza consecutiva, e l'attacco del presidente Iachini hanno reso la settimana turbolenta, come ammette lo stesso Paci, che recupera quasi tutti gli infortunati e chiede ai suoi una reazione contro i corallini. Vediamo. È stata una settimana un po' turbolenta per tante dichiarazioni, per tante situazioni, anche per la sconfitta, soprattutto per la sconfitta di domenica. L'unica cosa che possiamo fare è rispondere sul campo domani. Senti, io ti chiederei se confermi la stessa formazione delle ultime uscite, ma a questo punto mi pare che
insomma sia arrivato uno stimolo forte perché tutto questo non avvenga in settimana. Non ho capito molto la logica della domanda, degli stimoli esterni. Comunque ti rispondo che non ho deciso la formazione e domani vediamo. Nel momento in cui il presidente dice giocano sempre gli stessi, io ti chiedo se tu confermerai la formazione, però penso che un po' queste parole ti abbiano portato, ti portino comunque a fare delle riflessioni o no? Ma no, la formazione la scelgo per quello che vedo in settimana e per quello che ritengo più giusto per la squadra, a prescindere dalle volontà extra. Nelle ultime quattro partite, se non sbaglio, abbiamo avuto 7 infortunati e non ho avuto tantissime possibilità di scelta nella formazione, però ripeto, le scelte le faccio sempre per il bene della squadra. Ma guarda, domani vediamo la risposta dei ragazzi, la risposta della squadra, la risposta nostra come gruppo di lavoro. Domani sarà il campo che dirà le nostre motivazioni. Abbiamo cercato di lavorare al meglio, come abbiamo sempre fatto, per cercare di non ripetere gli errori che sono stati fatti nel secondo tempo, perché non è questione di motivazioni o di atteggiamento, è proprio questione tecnica, nel senso che la squadra, nel momento che perde la propria aggressività, è una squadra che concede questa e non possiamo prescindere da quei principi di gioco. E quindi è un discorso tecnico, ci abbiamo lavorato in settimana e cerchiamo domani di non ricommettere gli stessi errori. Una squadra secondo me molto forte, allenata da un allenatore con tanta esperienza, che pratica un calcio molto offensivo, con un pressing molto alto e un calcio quasi, che lo chiamerei spettacolo, perché sono molto intraprendenti e molto vogliosi nel far vedere un bel gioco. E quindi domani è una partita molto difficile per noi, cercheremo di dare tutte le risposte sul campo naturalmente. Cambiamo disciplina, calcio a 5 adesso, rinviato causa Covid, 4 marchigiani, il big match per la prima piazza tra Acquesapone, Unigross e Pesaro in programma domani, quando in campo scenderà la Color Max Pescara in uno scontro fondamentale in chiave salvezza sul campo del Mantova. Recupero domani in A2 per la Tombesi Ortona, che giocherà in trasferta contro la vice capolista Manfredonia. In B altro recupero per la Dem, domani a Molfetta. Fermi tutti gli altri tornei. Per la pallavolo invece non giocherà nessuna abruzzese in questo weekend pasquale. Ieri nei recuperi di B1 femminile l'Altino ha battuto 3-1 il Cisterna ed è salito in cima alla classifica. Successo a sorpresa anche della Teatina Chieti, che ha sconfitto 3-1 il Forte Sant'Elia. E la nostra informazione termina qui. Ricordo che i nostri servizi sono disponibili on demand sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. Da parte mia, l'augurio di una buona notte.